lo vedi in questo momento? Cioè, è un rapporto che si sta incrinando o è ancora un rapporto solido? No, secondo me veramente c'è troppo squilibrio fra un momento e l'altro. No? C'è lo squilibrio in alto che parla di Champions e lo squilibrio in basso che parla di squadracce. Non si deve essere, secondo me. C'è una squadra di media classifica, secondo me, che qualche volta fa intravedere qualcosa di più, qualche volta fa intravedere qualcosa di meno, ma questo riguarda anche le squadre di alta classifica. Non è che sono sempre in alta classifica, ogni tanto scendono, ogni tanto risalgono. Fa parte, vedi che equilibrio che c'è in basso, nella zona media, in 3-4 punti ci sono 10 squadre, vuol dire che i valori sono quelli, una volta sono dei valori che scalano un gradino e una volta sono quei valori che te lo fanno scendere questo gradino, questo è normale, quindi non ci si può, a mio avviso, arrabbiare troppo se in qualche partita non si riesce a dare il massimo. Va apprezzato, secondo me, il fatto, e questo mi riempie veramente di orgoglio, che una squadra abbia rimontato in condizioni disagiate di ogni genere, sia in campo con qualche problema e sia anche intorno, perché non sentire la fiducia è un'altra cosa. Poi magari ha scatenato alcuna reazione, può darsi, però di base in quel momento c'era una sfiducia in questa squadra, in quel momento. Questo è stato l'errore, secondo me, perché ha scatenato un po' questa diatriba che io mi auguro finisca, perché poi alla fine se ci salviamo e lo facciamo il prima possibile sono tutti contenti, non è che dispiace qualcuno, no? È evidente che tutto quello che si fa lo si fa sempre per migliorare, no? Allora, questa squadra di media classifica si può migliorare da gennaio o si può migliorare solo all'interno dello spogliatoio? Questo è un discorso da fare da gennaio, cioè andiamo in Catania adesso. In Catania dobbiamo migliorare la nostra classifica con questa partita, assolutamente, e ci teniamo. Quindi raggiungiamo questo primo obiettivo, poi ci sarà chi ci pensa a queste cose. Noi facciamo lavoro di campo, noi facciamo lavoro di consulta, cioè insieme ci si consulta su quello che ci sarà da fare, però ci sono anche tanti giocatori, quindi tanti giocatori vuol dire provare a andare a giocare qualcuno, perché sennò si butta di un'annata, quindi buttare di un'annata per qualcuno non è una bella cosa, e poi si vedrà se manca qualcosa. Per il momento c'è il Catania ed è il tassello che manca questo fine stagione, fine annata. Che allenatore è Montella? Emergente, giovane, con tanta esperienza di calcio vissuta ad alto livello, quindi trasmette queste cose, ragazzo serio mi sembra, quindi faccio in bocca al lupo per il 2012. Una domanda che esula, ma l'attualità è fondamentale, bella battuta. Doni, Sartor e tutto quello che... Guarda, non ne voglio parlare onestamente, ma non è uno sfuggire a queste cose. Ai ragazzi ho regalato un libro, quello di Faletti. Non so se l'avete letto, se qualcuno deve letto. Datelo a leggere. E con questo libro voglio far capire quello che ha voluto far capire anche l'autore, che tra l'altro è un amico, e di quanto sia labile passare dal bene al male, dall'errore al crollo, al risorgere dopo un errore, ai rapporti interpersonali, padre, figlio e compagnia. Datevelo a vedere, a leggere, che è una bella cosa. Ai ragazzi l'ho regalato, quindi credo che sia un grosso insegnamento, non tanto per loro, per la modalità, però il libro fa capire tante cose, quindi mi auguro che serva l'insegnamento a tutti. Grazie.